Salve, sto partendo per un bellissimo posto che scoprirete fra poco perché tanto vi continuerò a aggiornare sui miei social per quanto riguarda tutto questo viaggio. È un viaggio veramente figo, è un mese che sto aspettando di andare per questo viaggio e non vedo l'ora. No, sono adesso alla stazione di Milano Centrale. Sto andando a Malpensa. Chissà dove vado. Allora, siamo arrivati all'aeroporto, sono tipo infinite ore in anticipo, quindi nulla, adesso aspetterò cibandomi al Burger King con qualcosa e poi andrò direttamente agli imbarchi. I vantaggi di avere solo questo da portare, borsa a mano for the win. Allora, come potete vedere sono qua da Burger King, visto che mentre stiamo aspettando e non avete ancora dal video, non ho messo a titolo che cosa sto facendo, dove sto andando. Quello che vi spoilerò un pochino per volta, sto andando in Francia. Eccoci qua, adesso passata la security, ci stiamo avvicinando, un volo per le 3:10, chissà dove vado, chissà dove vado, chissà dove vado. Stiamo per imbarcare l'aereo e dobbiamo farci anche una cosa a piedi, quindi due coglioni. E ora posso dirvelo, stiamo andando a Versailles. Sapete qual è la cosa più bella di andare in aereo? È quella di addormentarsi durante il volo, aspettare che tutti scendano praticamente e poi te ne scendi tranquillo, non c'è fila, non c'è ressa, nessuno ti caga il cazzo e tu sei là che tranquillo, cammino proprio se ti sembra la versione di lusso e sei là da solo e nessuno ti... proprio... vai liscio, non c'è nessuno di fronte a te e nessuno dietro di te, nessuno che ti insegue e nessuno che ti rallenta. Una cosa fantastica. Allora, sono arrivato all'uscita, vediamo un po' se c'è qualcuno con quello che sto cercando. Vediamo un attimo, dovrebbe essere appositamente un taxi con il mio nome. Devo trovare il taxi però. Ci deve essere un taxi con il mio nome. Ora sto andando da capire dove è questo fantomatico taxi con il mio nome. Devo trovare l'omino, l'uomo. Quello col cartello, e se non sapessi dov'è è un po' un'inculata, visto che il mio telefono ovviamente non funziona perché sono in un altro paese. Allora, sono arrivato e tipo a quanto pare il taxi che doveva prenderci o non è ancora arrivato o tipo c'è stato qualche contrattempo, non ho ben capito. Vabbè, roba che capita. Quindi sono qua in aeroporto che aspetto che succeda qualcosa. Già, nulla, speriamo bene. Yes, it's a little video camera. Say hi. Hi. Hi, you're gonna appear in a vlog. Hi. Hi. Quindi siamo qua in macchina, siamo riusciti finalmente a trovare la persona che ci porta all'hotel. Adesso andremo lì tranquilli, ci riposiamo un po' prima di stasera.
Ok, siamo arrivati all'hotel ed è tipo una figata pazzesca. Adesso vediamo un po' come andiamo avanti. Allora, sono arrivato all'hotel, tutto bello pagato, tutto già pronto. Adesso devo trovare la stanza, che è la 103. Vediamo un po', 107, 106, 105, strano odore, K, 104, 102, 103, eccola qua. Allora, devo... Ok, si è sbloccata. E vediamo un po' com'è la stanza. Ok, direi che forse accende la luce il caso. Ta-da! Ok. Figo il bagno. Nice! Bello, 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 approvato, approvato. E... Oh, ma che culo! Ho una stanza doppia per... Aspetta, aspetta. Ho una stanza doppia. Posso rovinare un letto. Oh! Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio, è comodissimo! Devo pisciare. Ci vediamo dopo! Mi sono appena svegliato e devo fare la doccia. E sì, sono nudo. Dormo nudo. Qualche problema? Mm? E ora invece non sono più nudo. Unlucky. Non ho fatto tempo a sedermi, che mi è arrivato una sfilza di marmellate. Epico. Lusso. Allora, qua stiamo per partire. Abbiamo il nostro piccolo bus per portarci fino alla sede della... Ah, ok, penso che adesso posso dirvi dove siamo. Bello lui, bello. E siamo qua, agli uffici della Blizzard. Hanno giusto giusto un paio di premi, edizioni limitate, tutto il merchandise dedicato. È fichissimo questo posto. Un'albero di Natale. Carino, carino. Sapete qual è questa citazione? Sapete quale citazione è questa? Non è solo StarCraft, per chi fosse nabbo. Qua una bella statua di Diablo. E vediamo. No! Questo è fantastico! Questa qua c'è anche una versione gigante agli studi della Irvine, quella in California mi pare. Un po' di arte, molto carino. Ah, oh, qua il barbaro. Questo posto è tipo epico, dannatamente epico. Ok, una piccola colazioncina per noi. Tavolo riservato addirittura. Giusto per farvi capire quanto sono seri. That is highly unofficial, by the way. That's just a little thing to make us to make our work dedicato a Picard meaningful. Yeah, this is a relatively new addition to our office. It's been here for a year or so. Before that, we got
gym memberships with discounts and stuff. But it's nicer to have it in-house. And these guys also sometimes pull up. Purtroppo non potevo registrare molto di questa giornata visto che era tutto sotto non disclosure agreement. E niente, è stata una giornata stancante, non ce la faccio più. Adesso andiamo a rilassarci un po', domani mattina riparto. Sono arrivato alla fine della serata a malapena. Mio Dio, sono stanchissimo, abbiamo fatto un botto di roba oggi. Abbiamo visto tutti gli uffici a Blizzard, abbiamo giocato con loro, abbiamo fatto... È stato figo perché abbiamo avuto la possibilità di parlare non solo tra di noi, che abbiamo, siamo tutti youtuber e streamer, ma anche con loro e confrontarci con le idee che avevamo, quelle che avevano loro, cosa si aspettavano, cosa ci aspettavamo noi, cosa pensavano loro, che aspettative aveva la community e come noi rispondevamo a queste cose. È stato bello. Più che altro una delle cose che ho notato, che mi è piaciuto un botto, è stato il fatto che si vedeva che erano... preoccupati non è la parola giusta. In pratica si vedeva che ci tenevano, si vedeva che volevano davvero sentire quello che avevamo da dire, volevano davvero vedere su cosa eravamo contenti, su cosa no, su cosa potevano migliorare e su che cosa già erano a posto. E traspariva da tutto, traspariva anche dal loro modo di parlare. Cioè erano quasi nervosi perché è come un figlio per loro. Ecco, questa è la paragone migliore. Era proprio come un figlio, è proprio come un figlio per loro. Si preoccupano che vada bene, che tutto sia giusto, che tutto sia perfetto. Certo non possono farlo perfetto perché nessuno riesce a fare la perfezione, però si preoccupano di riuscirci a farlo, e traspariva da tutto ciò che facevano, tutto ciò che hanno fatto durante questa giornata. Ed è bello, è davvero bello, perché vuol dire che per quanto possono dire la gente può dire il cazzo che vuole, la gente può dire il cazzo che vuole su quanto la compagnia vogliono guadagnare. Vi dico, non ho mai conosciuto delle persone così gentili. Porca troia, è davvero pazzesco. Cioè sono persone estremamente gentili, tutti quanti. Stavamo andando in giro per gli uffici dove la gente lavorava. La gente aveva, cioè si prendeva il tempo anche di parlarci, di farci una battuta così, solo mentre passavamo, tanto per farci sorridere un po'. Cioè si fermavano, ci dicevano cose. È stato bello, è stato proprio bello, perché ci hanno fatto vedere un pochino di come loro vivono ogni giorno. È figo, è stato davvero figo. Quindi grazie Blizzard che mi ha dato questa occasione. Grazie Gianluca soprattutto, sei un figo. E nulla, questo è quanto per questo video di viaggio. Io sono Terenas e ci vediamo al prossimo video. Bella.